Gentili amici telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di CTS Notizie. Partiamo dalla politica. L'emorragia all'interno della giunta di Rosario Crocetta è ufficialmente cominciata. L'assessore all'economia Luca Bianchi ha annunciato questa mattina le sue dimissioni, motivate in conferenza stampa nel corso della quale non ha mancato di sottolineare i successi e additare responsabilità. Sentiamo Davide Di Giorgi. Io mi fermo qui. L'assessore regionale all'economia Luca Bianchi annuncia così le sue dimissioni irrevocabili dal governo Crocetta. L'ultima goccia è stata l'affossamento all'ARS del DDL pagamenti inviato nuovamente all'esame della commissione bilancio, ma Bianchi meditava l'addio da tempo. Il disegno di legge, anche noto come salva imprese, prevede un mutuo da 1 miliardo di euro per pagare i debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle ditte. Me ne vado, ma non per altro incarico, non cerco paracaduti e ringrazia tutti, dagli assessori ai suoi dirigenti. L'assessore regionale non risparmia anche dure critiche al suo partito, il PD. Ha fatto sentire un appoggio intermittente alla giunta di governo. Una brutta tegola per il governatore, che adesso è impegnato a fronteggiare gli alleati della maggioranza nel difficile rimpasto di governo. Abbiamo portato avanti un percorso importante. La mia impressione è che in quest'ultima fase, si era rallentato nell'azione fatta, c'è bisogno di una nuova scossa. Alcuni segnali sulla finanziaria e ora sul DL pagamenti dimostrano che non possiamo rimanere fermi in un pantano. Il lavoro fatto è stato straordinario fino ad ora, ma c'è ancora molto lavoro da fare, c'è bisogno di ricostruire un consenso più ampio. Io non vado via contro nessuno, vado via rivendicando il lavoro fatto. Peraltro ho interpretato questa funzione come un servizio che ha bisogno di conseguire risultati. Nel momento in cui vedo che ci allentiamo sulla capacità di conseguire risultati, ritengo che forse qualcun altro può farlo meglio di me. Per spiegare meglio la principale motivazione delle dimissioni da parte dell'ex, a questo punto assessore Luca Bianchi, facciamo un passo indietro. A ieri, quando la proverbiale goccia menzionata indirettamente proprio dall'assessore ha fatto definitivamente cadere il vaso. Parliamo del DL pagamenti che non è durato più di un'ora in sala d'Ercole, con l'opposizione che, approfittando dell'assenza di governo impegnata nel summit per il rimpasto di cui parleremo successivamente, ha rispedito al mittente il testo portato dalla commissione bilancio. Sentiamo. Governo assente in aula, impegnato nel discutere il proprio futuro dopo il rimpasto. È troppo facile per l'opposizione rispedire il DL salva imprese al mittente. È andato a segno il blitz in sala d'Ercole proposto da Lista Musumeci e votato anche dai grillini, che ha rimandato subito indietro alla Commissione Bilancio il testo riguardante la manovra per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Per la discussione sul mutuo da 1 miliardo di euro da estinguere in 30 anni servirà ancora tempo e soprattutto un dialogo aperto, come annunciato poco dopo la chiusura della seduta di ieri dallo stesso presidente della prima commissione ARS, Nino Dina. Ritengo che possiamo fare di necessità virtù, nel senso che questa scelta maturata in aula, che è stata avuta dall'opposizione, può servire anche alla maggioranza a realizzare un'ulteriore riflessione sul senso del DL pagamenti. È chiaro che la scelta fatta di utilizzare l'addizionale IRPEF per diverso tempo è una scelta che impegna tutta la popolazione siciliana con un impegno gravoso. Siamo di fronte per quest'anno obbligati a mantenere l'addizionale. L'anno prossimo, quando sarà facoltativa, se si riesce a trovare altre fonti di finanziamento del mutuo, si potrà eventualmente adire quest'altro tipo di scelta. Il pomo della discordia risiede proprio sul mantenimento delle aliquote IRAP e IRPEF. Il governatore Crocetta, nella mattinata di ieri, era stato chiaro: non potremo abbassare le tasse almeno per i prossimi 2 anni. Punto sul quale si sono spaccate le associazioni degli industriali, con Confindustria che in tempi non sospetti propose una spending review alternativa e con Confcommercio apertamente contro la manovra. Adesso il testo torna dunque in prima commissione, anche se sarà fondamentale ripresentarlo in tempi brevi e comunque prima della finanziaria bis. Io ritengo che il DL verrà sottoposto alla manovra correttiva. Però votare prima il DL significa poter garantire al bilancio e alla manovra correttiva un'entrata ulteriore, quella di 75-80 milioni, che consente
anche al bilancio di respirare e di dare le adeguate coperture per quelle parti che un po' l'impugnativa del commissario ha messo a rischio. Con le venute dimissioni di Luca Bianchi all'economia, dovrà dunque essere assegnato Gioco Forza, un posto nella nuova giunta di Rosario Crocetta, adesso costretto anche dagli eventi all'inevitabile rimpasto. Il summit Fiume di ieri, durato circa 5 ore, non è servito per raggiungere neanche lontanamente un accordo, ma solo per rimarcare le rispettive posizioni. I partiti di maggioranza chiedono insistentemente una presenza più politica in giunta, mentre il governatore non intende neanche parlare di un possibile azzeramento. Tutti, dal PD passando per l'UDC e arrivando sino ai partiti cosiddetti minori come DRS e Articolo 4, spingono per un loro nome in giunta. Restano salde le poltrone degli assessori Vancheri, Borsellino, Scilabra e Stancheris, mentre le altre potrebbero presto cambiare padrone. E in effetti in questa giornata sicuramente non positiva per la giunta di Rosario Crocetta, una vittoria è arrivata. Via libera da parte del commissario dello Stato Carmelo Aronica alla cosiddetta riforma delle province. La legge che prevede l'istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane dunque è passata al vaglio del commissario dello Stato senza conseguenze. Lo rende noto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone. Ardizzone esprime soddisfazione per il via libera da parte del commissario dello Stato. Il merito, spiega Ardizzone, va tutto al Parlamento siciliano. Abbiamo inaugurato un nuovo iter legislativo che ha consentito, grazie all'apporto di deputati della maggioranza e dell'opposizione, di migliorare il coordinamento del testo, tanto da superare il vaglio appunto del commissario dello Stato. Roventi critiche erano state sollevate dall'ANCI Sicilia, l'associazione dei sindaci dell'isola, all'indomani dell'approvazione definitiva della legge. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria al nostro rientro. La pagina di cronaca, restate con noi. Il profumo della terra di Salemi, i sapori dei cibi della migliore tradizione siciliana, la freschezza dei prodotti utilizzati, l'attenzione per un amorevole servizio dedicato ai clienti, sono gli ingredienti basilari del rapporto tra la nostra cucina e i nostri ospiti. Sapori antichi e gusti moderni. Ristorante Le Botteghe del Sindaco, a Salemi, in via Giovanni Amendola 187, telefono 0924 64 921. Il caffè Lullè di Luigi Rampolla, in via Giacomo Cusmano 28 a Palermo, ha saputo riscoprire i sapori della tradizione nel suo nuovo ed elegante punto di ristorazione. Prodotti genuini, ampia scelta di dolci, biscotti, torte di tutti i tipi e per tutti i gusti, pasticceria e rosticceria mignon, e non dimentichiamo a pranzo la gastronomia. Ogni giorno piatti espressi a prezzi anticrisi. Caffè Lullè, i migliori prezzi della città. Eccellente qualità a prezzi giusti, per la gente giusta. Caffè Lullè, in via Giacomo Cusmano 28, a Palermo. MDS Serramenti, ditta leader in Sicilia nel settore serramenti e non solo. Infissi per interni ed esterni, porte per interni di diverse essenze e modelli, porte blindate a corazzatura top class, zanzariere orizzontali e verticali e cancellature di ogni genere. Tutti i prodotti di fabbrica sono personalizzabili secondo le esigenze dei clienti. Tutti coloro che ordineranno gli infissi alla MDS potranno usufruire di uno sconto speciale del 25% sulle porte per interno. MDS Serramenti, chiedete un preventivo o una visita gratuita di un nostro responsabile vendite. Rieccoci in studio. Richiesta di arresto per l'ex sindaco di Messina, Franco Antonio Genovese, il deputato del Partito Democratico accusato di aver sottratto 6 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta sulla formazione professionale. Sentiamo. Si allarga lo scandalo sui corsi di formazione professionale a Messina e provincia. Dopo gli arresti scaturiti dall'indagine denominata Corsi d'Oro, nuovi sviluppi arrivano sulla gestione allegra dei finanziamenti pubblici finalizzati alla formazione professionale. Dal proseguo delle indagini della Polizia e della Guardia di Finanza è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, tra cui il deputato messinese Franco Antonio Genovese, già sindaco di Messina, e la cui moglie era finita agli arresti domiciliari nell'inchiesta Corsi d'Oro nel luglio scorso, che ha coinvolto 3 enti di formazione professionale di Messina, la Lumen, l'Aram e l'Ancol. L'indagine odierna ha interessato altri centri di formazione, l'Enfap, l'Enaip, l'OIAL, la Training Service, l'LC Learning
Consulting, la CESAM, l'ECAP, l'ESOFOP, l'AP Industria e Reti. Gli indagati sono accusati a vario titolo di reati tributari, associazione a delinquere finalizzata al peculato e alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini hanno permesso di accertare che gli indagati, attraverso gli enti di formazione e società a filtro appositamente create grazie a prezzi gonfiati per l'acquisto di beni e servizi o addirittura a prestazioni totalmente simulate, sottraevano al loro vantaggio i fondi assegnati per lo svolgimento dei corsi di formazione. La gran parte degli artefici dei reati sono risultati tra loro legati da vincoli di parentela e di assoluta fiducia. Ad avere un ruolo di primo piano nella gestione degli enti e delle società finite nel mirino degli investigatori, secondo quanto si apprende da un comunicato stampa congiunto della Polizia e della Guardia di Finanza, sarebbe stato proprio il parlamentare Franco Antonio Genovese. Nei suoi confronti il GIP ha disposto gli arresti in carcere. La squadra mobile ha già provveduto a notificare nella serata di ieri il provvedimento presso la Presidenza della Camera, unitamente agli atti delle indagini e alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione del provvedimento custodiale, la cui esecutività rimane sospesa in attesa dell'autorizzazione. Secondo quanto emerge dall'indagine, Franco Antonio Genovese nel corso del tempo ha acquisito, grazie ad una rete di complici riferibili anche alla propria famiglia, il controllo di numerosi enti di formazione operanti in tutta la Sicilia e parallelamente di una serie di società che gli hanno permesso di giustificare le appropriazioni così da lucrare illeciti profitti. Agli arresti domiciliari sono finiti Salvatore Lamacchia di San Piero Patti, già capo della segreteria tecnica dell'ex assessore regionale alla formazione Mario Centorino, Domenico Fazio, Roberto Giunta e Stefano Galletti, tutti residenti a Messina. L'attività di indagine ha riguardato complessivamente 25 soggetti indagati a vario titolo per un totale di ben 54 capi di imputazione. Proseguiamo. Risolto dopo quasi 12 anni il giallo di un omicidio di mafia avvenuto nel palermitano con il metodo della lupara bianca. I carabinieri hanno arrestato Ignazio Fontana di 41 anni, Onofrio Monreale di 48 e Michele Rubino di 54 per l'omicidio di Andrea Cottone, un imprenditore sequestrato e ucciso nel novembre del 2002 con il placet di Bernardo Provenzano nell'ambito di una faida tra clan rivali a Villa Abate, proprio nel palermitano. Parliamo adesso di immigrazione. 1532 persone salvate nelle ultime 48 ore, che si aggiungono ai 596 tratti in salvo lunedì scorso. Non si arresta l'ondata dei migranti verso le coste italiane. 13 barconi carichi di uomini, donne e bambini soccorsi nel canale di Sicilia dalle navi della Marina Militare impegnate nel dispositivo interforze Mare Nostrum. Sentiamo Cettina Pellitteri. Nuova ondata di migranti verso le coste italiane. A 596 salvati dalle navi grecale Sfinge di lunedì scorso si sono aggiunte nelle ultime 48 ore 1532 persone, 13 barconi carichi di uomini, donne e bambini che sono stati soccorsi nel canale di Sicilia dalle navi della Marina Militare impegnate nel dispositivo interforze Mare Nostrum in collaborazione con le motovedette della Capitaneria di Porto e di tre navi mercantili. Nata il 18 ottobre del 2013, l'operazione militare umanitaria Mare Nostrum ha ormai esaurito il finanziamento straordinario e opera solo grazie al bilancio ordinario delle forze armate. L'intervento di questi giorni è stato lodato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che ha definito l'operazione della Marina un esempio da imitare anche da altri paesi. Sul dramma della migrazione ha parlato il capo di Stato Maggiore della Difesa Luigi Binelli Mantelli, secondo cui l'operazione Mare Nostrum ha contribuito in maniera determinante a limitare il traffico di esseri umani. Esclusi gli ultimi soccorsi, sono stati 12.228 le persone finora salvate e 46 scafisti fermati. Un impegno importante dal quale per Binelli Mantelli non si può uscire tranquillamente, sia per l'aspetto umanitario che per le azioni di sicurezza e di controllo delle frontiere. Ci sono infatti, secondo l'ammiraglio, connessioni, ancora non evidentissime, ma assolutamente certe, tra trafficanti di vario genere e organizzazioni terroristiche. Voltiamo pagina. Disertata la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Agrigento sullo stato idrogeologico del territorio, alla conferenza aperta a tutti i cittadini ha preso parte, fra gli altri, l'assessore regionale al territorio ed ambiente, Mariella Lobello. Vediamo com'è andata.
La politica, quella che conta, da Agrigento sembra essere sorda anche ai crolli. Ieri sera nell'Aula Sollano nessuna traccia di deputati regionali e nazionali, tutti regolarmente invitati, nessuno quasi ha risposto all'appello, tranne l'assessore regionale al territorio e ambiente Mariella Lobello, arrivata nella parte finale della seduta, straordinaria e aperta, dedicata proprio al dissesto idrogeologico del territorio comunale. Deluso per l'assenza dei parlamentari anche il Presidente del Consiglio, Aurelio Trupia. L'assenza dei parlamentari nazionali e regionali, effettivamente questo ci sconforta, perché avremmo voluto fortemente la loro presenza, in quanto con la loro presenza si sarebbe data ancora più vigore a questo Consiglio Comunale. In compenso, preziosi contributi e significativi interventi sono arrivati dal pubblico, che non ha risparmiato critica all'amministrazione, ma anche e soprattutto dai funzionari del Genio Civile, della Protezione Civile Regionale e dal Dipartimento Urbanistica della Regione. È uno dei punti critici dell'intera Regione, forse quasi al pari della provincia di Messina, dove si sono verificati, come sapete, anche eventi molto molto più gravi. Non è messa bene per la sua conformazione geologica, geomorfologica, per il tipo di sviluppo, diciamo, edilizio che ha avuto. Torniamo a parlare adesso dell'aeroporto del Mela, perché impegni e scadenze concrete sono adesso richiesti al sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto dai consiglieri democratici riformisti, che in una nota si dichiarano favorevoli proprio alla costruzione dello scalo. Sentiamo. A Barcellona, dopo la presentazione in Consiglio Comunale del progetto per l'aeroporto del Mela, i consiglieri del gruppo democratici riformisti chiedono al sindaco di chiarire le proprie intenzioni, positive o negative che siano, di non essere contro a prescindere e di valutare attentamente quella che oggi è molto di più che una semplice idea. I silenzi dell'amministrazione comunale sull'argomento non convincono i democratici riformisti. Chiediamo impegni e scadenze che vadano rispettate, scrivono in una nota. Non più ipotesi aleatorie, ma passi concreti che procedano positivamente. Non vogliamo abbandonarci a critiche improduttive, a facili entusiasmi o a sterili protagonismi, continuano. Siamo qui per studiare seriamente l'iter, risolvendo tutte le incognite. Sappiamo benissimo che non si può rischiare che un'opera di tale impatto sul territorio rimanga incompiuta o non utilizzata. La realizzazione di uno scalo aeroportuale, che nelle previsioni del comitato promotore dovrebbe sorgere tra Barcellona e Milazzo, produrrebbe un insieme di impatti economici positivi, una cascata di benefici che si propagano dall'aeroporto al territorio circostante. Ecco perché, conclude la nota, il gruppo democratici riformisti è favorevole alla costruzione dell'aeroporto di Barcellona. Intanto a Milazzo, il consigliere comunale Giuseppe Doddo è il primo firmatario di una richiesta di convocazione urgente di Consiglio Comunale straordinario ed aperto sulla realizzazione dell'aeroporto della Valle del Mela. Doddo ha chiesto al presidente Pergolizzi di invitare tutti i soggetti interessati per affrontare la questione ed assumere una posizione ufficiale. E proprio a Milazzo ci spostiamo. Presentato dalla raffineria il piano degli investimenti per il 2014. In arrivo 92 milioni di euro, la cifra è stata resa nota ai sindacati durante il consueto incontro annuo tenutosi al Royal Palace Hotel. Sentiamo. È pari a 92 milioni di euro l'ammontare degli investimenti che la raffineria di Milazzo metterà in campo nel corso del 2014. La cifra è stata comunicata ai sindacati nel corso del consueto incontro annuo tenutosi sulla base del protocollo d'intesa sulle relazioni industriali e al quale hanno preso parte i segretari provinciali di FENCA, FIM e FILCA, Stefano Trimboli, Nino Alibrandi e Giuseppe Famiano. Quando vi sono investimenti che ricadono sul territorio è di per sé una buona notizia, commentano i rappresentanti sindacali. Prendiamo atto dell'importo e manteniamo comunque una cauta soddisfazione, perché auspichiamo che questi investimenti possano dare respiro all'ambiente e all'occupazione su tutto il territorio. Riteniamo però, concludono i sindacalisti CISL, che qualsiasi tipo di intervento debba passare attraverso protocolli e accordi da condividere tra aziende e sindacati. Viene inoltre chiesto ai vertici aziendali l'attivazione di un tavolo permanente per la formazione professionale dei lavoratori e per il rispetto dei massimi livelli di sicurezza, non solo per le maestranze ma anche per la popolazione. Avuta contezza delle risorse disponibili, concludono i rappresentanti sindacali, ora vogliamo chiarezza sulla messa in opera delle stesse. Ci fermiamo ancora per qualche secondo, restate con noi.
Tantillo Colori di Tantillo Salvatore, leader da 40 anni nel mondo del colore, vi dà il benvenuto nel suo showroom. Ed ecco le interessantissime offerte riservate ai nostri clienti. Caldaia Ferroli Vivatec, kilowatt 24, 489 euro. Scaldabagno 80 litri di Unboiler, 79 euro. Scalda salviette bianco altezza 80 cm, 44,90 euro. Una latta di lavabile, più rullo, tela, retina e pennello, euro 29,90. Radiatore presso flusso in alluminio, 9 euro. 6 tubi di silicone Bostik, 9,90 euro. Stucco 20 kg, 8,50 euro. Ducotone delle migliori marche, 44,50 euro. Ogni 5 latte di pittura, 3 latte di stucco o fissativo in omaggio. Tantillo Colori a Palermo, in via Mendola 35, zona Stazione Centrale. Qualità ed esperienza al vostro servizio. Cosa serve per far crescere la Sicilia? Serve che regione e comuni funzionino. E per farle funzionare, serve che la classe dirigente partecipi all'attività di queste istituzioni e le controlli. Perché ciò accada, serve un'informazione investigativa, completa, coraggiosa. Per questo c'è QDS.it, quotidiano di Sicilia, la voce della classe dirigente siciliana contro l'inefficienza della burocrazia. Abbonati, serve anche il tuo impegno per far crescere la Sicilia. Comunica. Codice 202 in atto su Palermo 98, anzi in appoggio anche la mente. Global Security International, gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato, pronto intervento, controlla attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International, servizi di scorta, radio e telecamere, telesoccorso 24 ore su 24, vigilanza notturna e diurna, vigilanza fissa, punzonature, trasporto valori. Global Security International, consorziato SicurGem. Contattaci per la tua sicurezza. Rieccoci in studio, è un violinista di appena 16 anni, l'ospite di punta del prossimo concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana in calendario al Politeama Garibaldi, venerdì 21 marzo alle ore 21.15 con replica, sabato 22 alle ore 17.30. Andrea Zanon, Veneto, a dispetto della sua giovane età, ha già solcato il palcoscenico della prestigiosa Carnegie Hall di New York, considerata da 120 anni il tempio sacro della musica classica internazionale. Al Politeama, diretto da Johannes Wilner, eseguirà il concerto numero 5 in La minore, opera 37 per violino e orchestra di Vion Temp. La seconda parte della serata vedrà invece protagonista l'orchestra con l'esecuzione di due brani di Richard Strauss, Don Juan, e i tiri burloni di Till Eulenspiegel. Era questa l'ultima notizia per quanto ci riguarda. Io ovviamente vi lascio a tutti gli ultimissimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tensione altissima in Ucraina dopo gli scontri a fuoco di ieri tra esercito di Kiev e milizie filorusse. Due i morti, uno per parte. Sfidando le sanzioni occidentali, il presidente russo Putin ha già firmato il trattato di annessione della Crimea. Stamane esercitazioni della Marina americana nelle acque del Mar Nero. Non potrà candidarsi alle prossime europee Silvio Berlusconi, a cui ieri la Corte di Cassazione ha confermato i due anni di interdizione dai pubblici uffici. La pena accessoria segue la condanna a 4 anni per frode fiscale. Il 10 aprile l'udienza sull'affidamento in prova ai servizi sociali. La magistratura messinese ha depositato alla Camera la richiesta di arresto per il deputato PD Francantonio Genovese, già sindaco di Messina. È accusato di frode su corsi di formazione professionale, peculato e frode fiscale. Arrestati 3 suoi collaboratori e un commercialista. Cittadini alle prese con lo sciopero del trasporto pubblico. 24 ore di stop per autobus, tram e metropolitane con modalità diverse a livello locale. La protesta si inquadra nell'avvertenza per il rinnovo del contratto di lavoro. Rispettate le fasce di garanzia. Riprendono i viaggi della speranza degli immigrati nel canale di Sicilia. Negli ultimi giorni soccorsi 13 barconi. In tutto circa 1.500 persone tratte in salvo. Arrestati 46 scafisti. Da gennaio oltre 12.000 i migranti arrivati. Il Chelsea e il Real Madrid di un super Cristiano Ronaldo si qualificano per i quarti di Champions. Fuori Galatasaray e Schalke.